Si conclude con un bilancio negativo il weekend sportivo appena trascorso per le ragazze della Valdiano Volley nella trasferta di Sant'Antonio Abate. Le ragazze di Mister Cacciottolo non sono riuscite ad imporsi contro la compagine dell'Abatese Volley in un match combattutissimo, giocato punto su punto, durato più di due ore. Il primo set, conclusosi per 25-22, ha visto le padrone di casa all'attacco, con una buona difesa della Valdiano, che non ha trovato lo spunto finale per portare a casa il parziale. Nonostante il difficile inizio, le valdianesi hanno mantenuto la mente lucida, sottoponendo l'abatese alle proprie schiacciate e portando a casa il secondo set con il risultato di 23-25. La partita si complica nel terzo set, dove l'abatese ha tenuto testa alla compagine valdianese, conquistando un combattutissimo parziale conclusosi per 27-25. La storia non cambia per il quarto set, che vede la compagine di casa conquistare un 25-22, siglando definitivamente la fine del match con il risultato di 3-1. Al di là del risultato, le ragazze hanno dimostrato particolare consistenza in partita, in un difficilissimo scontro contro la seconda forza del girone. Possono dunque dirsi soddisfatti tanti tifosi delle valdianesi pronti a sostenere il team per il prossimo turno casalingo contro la Vittorio Alfieri Volley, previsto per il 5 maggio.